Il loro valore aggiunto è legato al fatto che riescono a spostarsi più velocemente delle pattuglie a piedi. Quindi l'idea è quella di concentrarle sul centro storico, dove ci sono vicoli, aree pedonali urbane, ZTL, e possono quindi in breve tempo coprire l'area che va dal Duomo, Corso Vittorio Emanuele e Pubblico Passeggio. Si diceva anche sensibilizzazione, soprattutto agli anziani, giusto? Sì, stiamo seguendo un progetto finanziato dal Ministero. Produrremo insieme al Comune, all'Ufficio Comunicazioni, un pieghevole che sarà consegnato brevi manu di persona dagli agenti alle persone anziane che incontreranno sia nel centro storico che nei parchi. Per questo è uno strumento che ci consente anche di andare sui sentieri dei parchi e fare anche tutta quell'attività antidegrado alla quale l'amministrazione tiene particolarmente.